secondo gioco consiste nell'arrotolare dei serpenti, perciò piedi ben appoggiati a terra, mani a paletta, estendo vado avanti e torno indietro, estendo vado avanti e torno indietro, estendo vado avanti e torno indietro. Oppure, un pochino più difficile, possiamo scegliere di non aiutarci con il piano d'appoggio e di arrotolare il serpente tra le mani. Allo stesso modo, facciamo delle palline con tutte e due le mani, aiutandoci con il tavolo. Oppure, con un movimento in verticale, un movimento in orizzontale. Quando la pallina è rotonda, la appoggiamo sul tavolo, allunghiamo le braccia e la schiacciamo. Spero che vi siate divertiti. Ciao!